Sono Gianluca Bazzani e vorrei raccontarvi in cosa consiste per noi di Ottica Bazzani un esame della vista. È un esame completo, una vera analisi visiva dalla durata che varia dai 45 ai 60 minuti. Si inizia con quella che viene definita anamnesi, la storia clinica dell'utente. In questa fase di ascolto si cerca di individuare il problema principale da lui percepito. Questo può variare dal più comune vedo male da lontano alla sensazione di fatica e disagio generico fino ai meno ovvi disturbi comportamentali e o di apprendimento. L'esame segue una sequenza di test, partendo dal controllo dell'equilibrio tonico degli occhi, eseguito con la correzione in uso. Misuriamo le deviazioni oculari latenti, il punto prossimo di convergenza e i movimenti oculari. Poi misuro oggettivamente la refrazione con la retinoscopia. Tramite la neutralizzazione del movimento del riflesso retinico viene valutata la reale ametropia del soggetto, anche in soggetti non collaboranti. Finalmente proviamo le lenti. Partendo dal risultato della retinoscopia, la gradazione è modulata soggettivamente per dare la miglior visione monoculare in occhio destro e occhio sinistro. Poi si mettono insieme i due occhi e si bilancia binocularmente, ottenendo così la ricetta delle lenti in visione da lontano. Misuriamo il punto prossimo di accomodazione, cioè la distanza minima in cui il soggetto riesce a focalizzare da vicino monocularmente. In base ai dati raccolti in anamnesi e in questa prima batteria di test, l'esame è poi completato da test binoculari da vicino, che non sono riservati solo agli over 40. Gran parte dei disturbi visivi lamentati nascono dall'eccessivo impegno durante la visione ravvicinata, anche quelli da lontano. I test somministrati da vicino misurano la forza e la capacità di reagire a questo stress visivo. Alla fine si raccolgono i dati, si evidenziano quelli anomali e, se ritenuto necessario, si verificano con altri test le disfunzioni riscontrate. Anche se pensi di vederci bene, vediamoci per una visita.